Allora, prima di chiederle nel dettaglio delle ricerche e soprattutto dell'oggetto che state cercando, cosa è successo in queste ore, ecco, questa notte precisamente a mezzanotte? Sì, faccio una premessa. In Italia è attiva da alcuni anni una rete di rilevamento dei bolidi che entrano nell'atmosfera dello spazio, cioè questi corpi rocciosi o metallici che vagano nello spazio e che sono associati alla cintura degli asteroidi, per lo più associati alla cintura degli asteroidi, quindi alla formazione del Sistema Solare, ogni tanto collidono con il nostro pianeta perché ne intercettano l'orbita e noi li vediamo scendere giù come stelle cadenti nel caso in cui abbiano dimensioni molto piccole o come bolidi quando hanno dimensioni ragguardevoli. In alcuni casi bolidi, a seconda della velocità con cui entrano in atmosfera, che è dell'ordine di decine di chilometri al secondo, e a seconda della loro inclinazione, riescono ad arrivare a terra, chiaramente anche a seconda della loro massa, perché in gran parte si consumano in atmosfera. Nella caduta di ieri notte, quello che è successo è che un bolide ha attraversato l'atmosfera con traiettoria circa sud-nord, traiettoria che grossolanamente passa proprio al di sopra del centro abitato di Sospiro e si è forse probabilmente frammentato, sicuramente ha perso un po' di massa per l'ablazione dell'atmosfera sulla sua superficie, ma molto probabilmente alcuni frammenti sono arrivati a terra, anzi i calcoli ci dicono che a terra dovrebbero essere arrivati dei frammenti con un peso compreso tra alcune decine di grammi e alcuni etti. Ora, per le meteoriti che hanno una densità molto elevata, questo non significa poter trovare grandi campioni, perché avendo un peso elevato, in genere una meteorite di un etto è molto piccola, più piccola o comunque dell'ordine di grandezza di un uomo. Normalmente le meteoriti appena cadute, quelle fresche, e questo è un identikit che do perché è importante se qualcuno trova nei propri terreni, nel proprio giardino, una roccia che prima non aveva visto e che ha un colore straordinariamente scuro, nero, ecco, queste rocce sono caratterizzate dalla presenza di una crosta di fusione per l'attraversamento dell'atmosfera che conferisce appunto un colore molto scuro e che sono sicuramente ben visibili, che risaltano rispetto alle rocce del fondo che si trovano normalmente nei nostri viottoli, nei campi, eccetera. Altra caratteristica normalmente presente all'interno delle meteoriti è quella di un alto tenore, di un alto contenuto di metallo, di ferro in particolare, per cui per riconoscere una meteorite da altri sassi, che comunque possono contenere metallo, però anche l'uso di una calamita è un sistema che può aiutare. Ma sicuramente il colore scuro o eventuali rumori, eventuali danni che questi frammenti potrebbero aver provocato nella notte non appena trascorsa ma nella precedente, sono gli elementi essenziali per l'individuazione, l'identikit, l'identificazione di questi corpi. Prego di avvertire le autorità, i numeri che sono stati diffusi, perché le meteoriti, soprattutto quando sono fresche, cioè appena cadute, sono poco contaminate e portano informazioni preziosissime dallo spazio. Informazioni relative alla formazione del Sistema Solare, ma a seconda del tipo di meteorite che cade, anche informazioni relative alla nascita, allo sviluppo della vita anche sul nostro pianeta, perché alcune contengono mattoni fondamentali della vita, quindi molecole organiche importanti per lo sviluppo della vita, e studiarle senza che queste siano contaminate o che hanno subito una contaminazione molto, molto superficiale e non profonda, è molto importante. Quindi, al di là di tutto e della soddisfazione che può dare, così come è successo a Cavezzo 3 anni fa o a Matera quest'anno, raccogliere una meteorite e poterla donare alla comunità scientifica è un atto importante, perché serve a dare un ulteriore contributo a quella che è la conoscenza della nostra storia e della storia del nostro pianeta.